Giorni fa siamo venuti con Essesia qui alle Marcite, alla frazione Sforzesca, per denunciare una situazione di estremo degrado e di rischio per il patrimonio naturalistico. Oggi siamo qui con il comune di Vigevano, l'assessore Luigi Pigola, e con il Parco del Ticino con il presidente Beltrami. Un commento, com'è la situazione? La situazione, come avete potuto ben vedere, non è delle migliori. Noi come comune siamo già intervenuti, abbiamo già convocato un tavolo con i proprietari dei terreni e gli enti coinvolti per addivenire a una soluzione al più presto possibile per rendere fruibile e visitabile questa zona che merita e ha un valore storico molto importante per la città di Vigevano. Presidente Beltrami, il parco finanzia e il sostentamento degli agricoltori per le marcite. Una situazione di estremo degrado. Sì, è vero, purtroppo ci rendiamo conto che a causa di un lavoro direi cominciato bene e poi invece non ha avuto un finale altrettanto positivo, in quanto non è stato finanziato fino alla fine, ci ritroviamo in una condizione dove occorre, con tanta buona volontà e mettendoci ognuno del proprio, risolvere un problema su un territorio che secondo noi è di grandissimo pregio. E il fatto ultimo della creazione del nostro consorzio forestale ci metterebbe nelle condizioni di essere anche noi più attenti a quella che può essere la manutentività della zona. Faremo di tutto per tenerla in considerazione, non ultimo voi sapete quanto ci teniamo noi alle marcite, perché abbiamo anche un sogno da realizzare. Nei prodotti marchio Parco vorremmo avere il burro delle marcite, cioè il burro giallo da elencare nelle eccellenze del nostro consorzio. Ci costa un po' di soldini perché gli agricoltori oggi non hanno più interesse alle marcite e quindi vengono finanziati in parte da Regione Lombardia, in parte dal Parco del Ticino. Resta inteso che in tutto questo faremo in modo di prestare la massima attenzione, primo per mantenere la valorizzazione del territorio per quello che è, e secondo perché il nostro sogno, se riusciamo a realizzarlo, ritorneremmo a far conoscere un prodotto che oggi dalle nostre tavole non si ha più la possibilità di avvalersene. Ecco, qui ci sono due ordini di problemi: uno di tipo conservativo per evitare queste continue erosioni, queste frane, e l'altro dal punto di vista della manutenzione di un percorso turistico. Beh, la parte della manutenzione sul percorso turistico diventerebbe abbastanza risolvibile con la creazione del consorzio forestale, perché avremmo maggiori disponibilità manutentive, ma soprattutto di braccia lavoro che ci consentirebbero di essere più attenti. Certo, l'impegno è importante, il territorio è grande. Resta però inteso che la Sforzesca è la Sforzesca e Vigevano è Vigevano. Non possiamo non prestare attenzione ad una città e ad un luogo dove si fa della cultura. Quest'anno è anche il 500° di Leonardo, quindi Leonardo ha insegnato a tutti, a tutto il mondo, come ci si rapporta per guardare al futuro. Difatti ancora realistico oggi, nonostante siano passati 500 anni. Noi non abbiamo queste pretese, però se è vero come è vero che siamo un po' figli suoi, dobbiamo darci da fare e muoverci di conseguenza. Il manutentivo è un'incombenza nostra, poi vedremo se esisterà la possibilità anche di poterne acquisire i titoli e le proprietà per poi gestirlo come si ritiene più opportuno. Questo però è un sogno che va un po' più lontano, perché i fondi disponibili sono sempre quelli che sono. Ecco, il Presidente ha anticipato un po' la mia domanda finale, Assessore Pigola. Il 27 ci sarà questo tavolo dove parteciperà Parco del Ticino, Comune di Vigevano, Essesia, Naviglio Sforzesco e i proprietari privati delle marcite. Una delle ipotesi sul tappeto è quella proprio di
verificare dal punto di vista tecnico e legale la possibilità di un esproprio di una porzione proprio per diciamo così, averne la proprietà e poter intervenire dal punto di vista conservativo e manutentivo. Sì, per quello che concerne la nostra parte, perché purtroppo una parte è sotto il comune di Gambolò, quindi verrà coinvolto anche il comune di Gambolò in questa soluzione estrema, perché non vorremmo arrivare proprio a espropriare i terreni agli agricoltori per poter mantenere un'opera importante per il territorio, diciamo Lomellino, perché alla fine da Vigevano andiamo giù verso la Lomellina, quindi è un patrimonio un po' di tutti. Quindi l'appello che posso fare è che un po' gli enti, comune compreso, un po' anche gli agricoltori, mettano una mano sul cuore e aprano un po' la visione verso la cultura e ci vengano incontro e si trovi una soluzione bonaria alla questione. Nell'interesse di tutti, ovviamente, sia del territorio vigevanese ma soprattutto anche di tutta la Lomellina, perché bene o male queste rogge, questi canali si perdono per tutta la Lomellina, che come diceva giustamente il presidente del parco sono un po' figli degli studi di Leonardo. Grazie assessore, grazie presidente. Grazie a voi.